would you be if you had given to protection? Carissimi amici della povertà, però prima di tutto vorrei passare il mic a Rosario per la sua carrellata di presentazione del network e poi ad Ugo che sento in sottofondo che è entrato nella nostra trasmissione. Grazie Alfredo, ti saluto, saluto i nostri ascoltatori, saluto Rosario, il nostro regista, grazie. Perfetto, allora prendo io la parola, buonasera a tutti quanti, vi ricordo, scusate se ci sono dei disturbi, ma è un ritorno che viene dalla Moldavia. Allora, lontano. Benissimo, Alfredo, c'è stato qualche minuto che non si è andato in onda, però va bene lo stesso, almeno non hanno sentito i rumori. Un saluto a tutti i nostri amici che ci ascoltano e volevo solo ricordare che come al solito questa è una trasmissione che va in onda a reti unificate, quindi siamo su Radio Reno Web di Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto di Favaro Veneto, Radio Isso di Modena, Radio Salgareda di Salgareda e provincia di Treviso, Radio Valdichiana della Valdichiana, Modena Noi Radio sempre da Modena. Ovviamente siamo presenti sui canali Web TV, su Facebook Live Stream e sul sito radioscience.it. Bene Alfredo, ti ripasso la linea. Ok carissimi amici, allora l'articolo che ho letto con molto interesse è un articolo sui risultati della povertà mondiale e quindi c'è molto da pensare perché la povertà a livello mondiale sta incrementandosi sempre più anno dopo anno. E l'articolo viene intitolato in questo modo: John Lennon lo aveva già capito già nel 71, la ricchezza va distribuita. E su questo tema c'è tanto da parlare, perché sia sul problema della ricchezza, ma anche sul problema della distribuzione della ricchezza stessa. Perché intanto per dare un input alla chiacchierata, dobbiamo ricordarci, sapete già nelle altre trasmissioni che io sono amante dei numeri, cioè, perché credo che se diamo dei numeri, non perché siamo matti, ma se diamo dei numeri è perché si può meglio identificare il problema. E il problema qua è molto grave, perché l'ultima disposizione dell'Oxfam, che fa questi studi statistici, ci dice che solo l'8% delle persone più ricche del mondo hanno come ricchezza la metà quanto la metà più povera dell'intera popolazione mondiale. E adesso siamo circa 7.477 milioni a gennaio di quest'anno, mentre in Italia non va molto meglio, è l'1% della popolazione nel 2016 possedeva il 25% delle risorse nazionali. Allora la mia domanda è questa, caro Ugo: la povertà è dovuta al fatto che la gente non lavora, che non c'ha lavoro, che vive in condizioni disagiate dalle quali non riesce a riemergere, o perché, come abbiamo letto nell'annuncio, i soldi li hanno gli altri? Cioè, nel senso che la ricchezza globale è andata in mano di pochissime persone. A te, Ugo. Alfredo, questa è una domanda molto bella. Come dicevi tu, giustamente prima, ha tante sfaccettature
Per cui impegnarsi in una risposta significa anche affrontare l'argomento da diversi punti di vista. Però io parto con una considerazione che vorrei condividere con voi, con i nostri ascoltatori. Non riesco a comprendere come possa essere possibile che alcune popolazioni, che notoriamente sono povere, povere, parliamo di una povertà materiale, riescono a esprimere sorriso, soddisfazione, serenità nel loro quotidiano, nel loro comportamento quotidiano. Allora mi chiedo, vedendo questa gente, e la vediamo tutti perché non c'è bisogno di andare nei loro territori per vedere il loro modo di comportarsi, i loro costumi, i loro usi. E allora mi chiedo di quale ricchezza parliamo e di quale povertà parliamo. Perché se parliamo di una ricchezza materiale, credo che sia forse la più facile da acquisire e la più facile da perdere. Se invece parliamo di ricchezza spirituale, culturale, etica, comportamentale, ed è quella che invece è più difficile da acquisire, ma anche la più difficile poi da perdere. Allora dobbiamo intenderci sul tipo di ricchezza di cui vogliamo parlare, perché ci sono delle nazioni che possono insegnare tanto, e possono insegnare tanto perché hanno unito alla crescita economica anche la crescita culturale. E quindi una crescita etica, una crescita comportamentale. E vedi che diciamo che la maggior parte delle volte il nord di ogni nazione supera il sud di ogni nazione, tranne alcune nazioni come magari l'Inghilterra, che individua nella parte sud del paese la parte più evoluta. Questo la dice lunga sulla domanda che mi ponevi prima. E cioè la cultura va di pari passo con la ricchezza o no? La crescita economica è sempre associata ad una crescita spirituale, ad una crescita comportamentale o no? Ed è una domanda delle domande, ma prima di continuare ad annoiarvi, vorrei fermarmi per ascoltare una ulteriore vostra osservazione. Allora, questo ti rimando la palla perché questa è una domanda molto interessante. Io quasi quasi, facendo un excursus della letteratura, parlando di letteratura, perché è l'unica cosa che forse, anche se molto male, conosco, quindi come una branca della cultura, io credo che la povertà, cioè crea maggiore capacità culturali, perché normalmente la cultura non può andare di pari passo con la ricchezza, perché sappiamo che la ricchezza crea un vuoto. Almeno mio giudizio spirituale, psicologico, mentre nelle popolazioni o nei paesi in cui diventa difficile anche vivere, la cultura si esprime nei massimi livelli.
ormai si è creata un senso di, scusatemi il termine, di vomito psicologico verso la ricchezza ostentata, verso guadagni stratosferici di gente che poi in definitiva non fa nulla, come gli attori, come i cantanti, come i gruppi musicali, quindi che occupano uno spazio di intrattenimento, mentre un operaio, ancora oggi, che rimane attaccato a una macchina, quindi con il sistema di degrado morale, come Charlie Chaplin metteva in evidenza nei suoi film, specie quel famoso montatore seriale di un film che adesso non ricordo, in cui non ricordo il titolo, c'è questo proprio disgusto della ricchezza ostentata. Certamente c'era una ricchezza anche prima, non voglio negarlo, però adesso con i media che ti sanno dire al centesimo quanto guadagna una persona, è molto difficile riuscire a nascondere le cose. Rosario, ci sono dei problemi? Rosario? Senti? Malissimo. Quindi, dunque, devo ritornare indietro. Questo fatto che una minima percentuale di persone hanno in mano il capitale e i soldi più della massima parte degli altri cittadini, credo che sia un fatto molto grave. Ecco, era questo che volevo puntualizzare, Ugo. Ecco, va bene. Allora diciamoci alcune cose. Non si può prescindere da una cultura globale e da una distribuzione equa. Se un popolo, se una nazione, riesce ad essere una nazione ricca, quindi parliamo di una ricchezza, produttiva, economica, materiale, insomma, la cultura che questa nazione possiede, o perlomeno chi dirige, chi comanda all'interno di questa nazione, è in grado di fare una equa distribuzione fra i propri cittadini. E quindi i cittadini godono di una cultura parcellizzata, distribuita in maniera uguale da uno Stato che sa essere ricco e sa distribuire in maniera giusta la propria ricchezza. Questo Questo è importante. significa gestire in maniera intelligente una ricchezza con la presenza di una cultura e quindi di un'equità distributiva. Se invece questa, facciamo esempi pratici, voglio dire, alcuni paesi che si arricchiscono in maniera, diciamo, abnorme e quindi accatastano, accumulano questa ricchezza distribuendole soltanto ad alcune caste della propria popolazione, non hanno un concetto democratico della distribuzione della ricchezza. I paesi subsahariani, dove tu facevi riferimento prima, ci sono morti bambini che non raggiungono nemmeno il quinto anno di età e quindi muoiono in tantissimi. Sono paesi molto ricchi, ma evidentemente sono governati da un regime che non riesce a fare di questa ricchezza una ricchezza di Stato, a distribuire in maniera uguale. Quindi abbiamo una povertà culturale. È come se dicessimo che diciamo l'esempio forse potrebbe calzare al contrario. Io tolgo la mia sporcizia davanti a casa mia e la butto accanto alle case degli altri, insomma, illudendomi che io ho una casa pulita. In realtà non è così. Stiamo vedendo esattamente che avviene il contrario.
i popoli e le nazioni che non riescono a usufruire della ricchezza vanno laddove la ricchezza è riuscita ad essere distribuita fra la popolazione. E potrebbe in parte essere individuato in questo il fenomeno della migrazione. Sì, esatto, questo è importante. Fra l'altro, io scusami Alfredo, vorrei soltanto aggiungere un concetto. Scusami se ti rubo ancora qualche minuto. No, Se qualcuno ha fame o ha sete, ci sono dei segni che il corpo manda, no? Cioè, la fame provoca secrezione salivare, provoca secrezione gastrica. E quindi si ha la possibilità, registrando questi segnali, di soddisfare le esigenze di un corpo. Ma se si ha fame di conoscenza, se si ha fame di cultura, ci sono dei segnali uguali che possono dare, così fra tanti, che possono dare posso segnalare le stesse necessità o le stesse esigenze? Credo di no. Quindi voglio dire, se uno si arricchisce, riempie il proprio bagaglio di ricchezza, è in grado poi di capire che deve anche arricchire il proprio modo di vivere, il proprio modo di comportarsi, perché se no la ricchezza non viene equamente distribuita, non serve a nulla. Sì, esatto. Ma io sì, questa hai ragione perfettamente. Non può dare la mancanza di cultura dei segni particolari, a meno che io credo che non sia stata la fame di cultura inculcato al bambino fin dalla nascita, fin dai genitori. Cioè, normalmente genitori che leggono e si istruiscono anche per il solo piacere di istruirsi, generano bambini che si istruiscono per il proprio piacere. Ma in una società come allora, specialmente in Italia, dove c'è questa discrepanza enorme tra chi vuole fare letteratura scrivendo, pubblicando, si pubblica talmente tanto in Italia che è una cosa allucinante, mentre c'è una realtà invece completamente diversa ed opposta per chi invece dovrebbe usufruire di questa cultura, lì è un problema piuttosto arduo da risolvere. Ma infatti qua, Alfredo, c'è una distorsione che dobbiamo aggiungere, e cioè i paesi poveri, molte volte, anzi quasi sempre, non sono poveri perché vogliono esserlo, sono poveri perché quelli ricchi decidono che la povertà deve interessare gli altri. Tant'è vero che viene praticamente creata una differenza che poi si ritorce su chi la crea. Se io sono ricco a spese del povero, prima o poi ne subirò le conseguenze. Ma però vediamo che per ora queste conseguenze non si vedono all'orizzonte. Beh, noi stiamo subendo un'invasione. Noi abbiamo fatto, noi stiamo subendo un'invasione, al di là degli accordi, delle porcherie che ci sono, degli interessi economici, insomma, tutto quello che poi spetta ad altri individuare. Noi stiamo subendo un'invasione perché popolazioni più povere vengono da noi dove c'è più ricchezza. Insomma, il succo di questo discorso è anche questo. E noi stiamo subendo le conseguenze di una distribuzione delle ricchezze fatta in maniera non democratica. Magari se e quando loro scopriranno di essere più ricchi di noi, forse avverrà un percorso inverso. Ma adesso è così. Lì bisognerebbe essere all'origine e, come tu hai detto giustamente prima, vedere se la ricchezza non è ridistribuita o viene solamente accantonata da poche persone. Ma d'altra parte, la ricchezza, Alfredo, scusami,
La Dimmi. ricchezza che diciamo loro riescono ad esprimere sotto forma di energia perché fanno molti figli e magari li fanno anche in maniera molte volte inconsapevole, ma magari questo è un altro discorso molto grosso, però cerchiamo di renderlo facile. La Certo. ricchezza loro la distribuiscono con un'energia che viene distribuita nella creazione di esseri umani che possono essere utili per produrre lavoro, possono essere utili per produrre altro. Ma questa ricchezza non è sostenuta da una base culturale. E allora come si fa a dire alla gente, non fate, cioè, scusami, perdonami, perdonatemi, ascoltatori, la brutalità del discorso, ogni botta non può essere un figlio. Allora, se è Sai che vero... dovremmo anche chiamare in causa il Vaticano e le politiche anticoncezionali che ha voluto imprimere nei paesi africani. E questo lo sappiamo tutti, adesso ormai non se ne parla più, però anni fa questo era, c'erano delle associazioni umanitarie che volevano distribuire preservativi e hanno avuto contro. Hanno avuto contro non solo il Vaticano, le chiese e via discorrendo. Quindi, indubbiamente il fatto di procreare numerosi figli lo facevamo anche noi nell'epoca contadina. Perché Ma allora era diverso. Allora noi eravamo, di pure, vai avanti. scusa Alfredo, noi stiamo parlando di un periodo post-bellico. Era il periodo della speranza, era il Certo. periodo, diciamo, dove la popolazione aveva bisogno di credere e credere con le speranze, con una rinascita economica, aveva anche posto le basi per dare maggiore, diciamo, possibilità a delle unioni, alla creazione delle famiglie. C'era in quel momento viveva di più la speranza di un futuro che poteva dare molto. E infatti abbiamo avuto una crescita esponenziale subito dopo la guerra. Ma No, ma adesso, prego, io prego, Alfredo. dicevo in un altro senso, nell'Italia contadina, pre-guerra anche, la crescita demografica era dovuta anche al fatto che c'era bisogno di manodopera e Certo. quindi famiglie, manodopera in campagna, quindi famiglie anche con 10, 12 figli non erano una rarità. Certo. Invece, cosa che adesso c'è stato per gli italiani dovuti alla mancanza della casa, dovuta alla mancanza dei soldi, una rapida discesa della natalità che adesso sta, o a torto o ragione, questo non te lo posso dire, riequilibrandosi con la natalità di chi viene in Italia, che è un fatto culturale, un fatto religioso, non lo nego, però sta ricreando tanto che anche alle scuole elementari a volte ci sono più stranieri che italiani. Ma Ma dimmi. no, di fatto dico che questo fenomeno, diciamo, lo stiamo subendo. Se ci riflettiamo un attimo, un bambino o un ragazzo già cresciuto costa meno che farlo. Quindi avere quindi delle persone già fatte sul nostro territorio, costa di meno. Quindi a questo punto possiamo dire, alla luce di questa tua asserzione, che è certamente giusta, possiamo dire che la politica ostruzionistica dell'invasione dei barconi potrebbe, molti politici l'hanno compreso, potrebbe essere un beneficio per l'Italia. Ma Però no, non per noi, non per noi, non è per noi, Alfredo. Non condivido. noi perché continuiamo a vedere l'immigrato
livello di serbo, cioè i lavori a raccogliere i pomodori, i lavori nei servizi terziari più umili a cui l'italiano si rifiuta e via discorrendo. Io vorrei fare un'osservazione. Noi abbiamo una nazione che produce dei prodotti che la terra ci consente di coltivare, che sono invidiati e conosciuti in tutto il mondo. Noi abbiamo dei prodotti, parlo di quelli agroalimentari naturalmente, parlo dell'olio e parlo del vino e parlo dell'altro, parlo di altro. Che se fossero prodotti in quantità maggiori, lo potremmo fare, potrebbero consentire a noi di essere, diciamo, gli arabi dell'olio piuttosto che gli arabi del petrolio. Cioè, noi potremmo vivere di una ricchezza molto, molto superiore se solo avessimo un po' di gente più illuminata a gestirci. Tu immagina se potessimo raddoppiare o triplicare il nostro territorio coltivato olio, l'olio che viene venduto all'estero, e tu sai bene, i nostri ascoltatori anche, quanto venga apprezzato il nostro prodotto, olio, vino e altro all'estero, e quanto venga pagato. Bene, allora io mi chiedo e faccio la stessa domanda a voi: perché la nostra politica non cerca di aumentare la produzione di un prodotto che ci renderebbe più ricchi? Perché non individuare la nostra ricchezza in quel modo e non invece in una maniera più facile e magari un po' più tortuosa, anzi parecchio più tortuosa, che ci rende, diciamo, schiavi di altri giochi che non sono sempre puliti? Allora ti rispondo, ma una risposta che tu conosci perfettamente. È tutto il prodotto della disgregazione europea, cioè nel senso che per noi l'Europa è stato un danno a livello agricolo. Perché anche ieri o ieri l'altro, scorrendo i giornali su internet, ho visto un altro scempio che è la distruzione di tonnellate di verdure. Come vediamo, la distruzione di tonnellate di arance, di tonnellate di mele e via discorrendo, perché essendo obbligati da una legge assolutamente indicibile a delle quote produttive, a questo punto noi ci troviamo per dover rispettare degli impegni verso un'Europa che non rispetta assolutamente le nostre necessità, e io proprio non sono europeista nella maniera più assoluta, ci tocca di distruggere questo. Questo te lo dico, ma credo di averlo già detto altre volte per conoscenza diretta, perché quando ero al consorzio, ho fatto tantissime volte l'ispettore dell'AIMA, quindi andavo a presiedere alla distruzione di mele che venivano poi portate o nelle piarde e ci si passava sopra col trattore o l'anilina, o come nel sud le arance venivano distrutte con l'anilina e con il trattore perché nessuno le utilizzava. Questa è stata una delle più grandi offese ed è ancora una delle grandi offese alla nostra nazione. E se vogliamo continuare ce n'è da parlare finché vogliamo. Ma infatti quando si parla di povertà, facciamo riferimento, almeno diciamo quello che ci viene detto dalle persone che vivono e hanno esperienza di questo argomento, che la povertà interessa circa oltre i 900 milioni di persone. E abbiamo gente che vive con un reddito di 1,99 euro, se non sbaglio, ho letto tanto. Quindi sì, che viene distribuito. Quindi allora, se la povertà è questo, ci viene anche chiesto di ospitare gente povera che viene a chiedere la nostra ospitalità. Bene, potremmo farlo andando nei loro territori a portare aiuto.
Questo ci aiuterebbe ad essere, ad avere maggiore solidarietà, ad essere più buoni, più bravi e meno invischiati in altri giochi. Questo significa essere anche ricchi dal punto di vista culturale, della solidarietà. Insomma, è un argomento questo molto, molto, diciamo, difficile, che, come dicevo all'inizio, ha molte sfaccettature, si potrebbe affrontare in vari modi, ma la domanda che il cittadino si pone, e credo anche i nostri ascoltatori, è: questo fenomeno perché avviene? Perché avviene che il fenomeno della povertà, diciamo questo, imponga a tanta gente di un continente che è grande 50 volte, 40, non so quante volte più grande del nostro, che imponga il trasferimento di tanta gente verso di noi? Io voglio dire una sciocchezza, tanto purtroppo qua abbiamo imparato dai politici a dire sciocchezze. È un po' come se se avessimo una bella torta in tavola e logicamente i ricchi ne prendono larghe fette e quello che rimane, siccome tutto ha un fine. Non è infinita la ricchezza, è ridistribuita sui 7 miliardi e 477 mila persone, milioni di persone. E logicamente chi, il ricco, adesso te ne farò un esempio, il ricco può prendere col suo capitale la maggior parte di fette, lasciando proprio le briciole ai poveri. Per me questa è una teoria forse stupida, però guarda, ti dico subito, poi ti voglio parlare di un'altra cosa. Secondo sempre l'Oxfam, gli 8 soggetti più ricchi al mondo sono, alcuni li conosciamo, Bill Gates, Amancio Ortega, Warren Buffett, Carlos Slim, Elu, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg e Larry Ellison e Michael Bloomberg. Questi qua hanno un capitale in dollari di 426 miliardi di dollari, quindi diviso per 8 farei i tuoi conti, mentre 3,6 miliardi di abitanti ne hanno 409. E quindi c'è già la proporzione tra le due cose. E questo, mangiano la fetta. Io credo che questo, anche se capisco, espresso in maniera molto barbara, può essere una delle ragioni. Ma vorrei mettere in campo un altro discorso, della redistribuzione della ricchezza. Facciamo sempre gli esempi italiani, Ugo. È ignobile che un passacarte chiamato usciere del governo guadagni 10.000 euro al mese per passare delle carte o per aprire una porta. È ignobile e offensivo verso la nazione. Quando uno che ha lavorato un mese o due dentro al governo debba già prendere la pensione. È ignobile che viviamo situazioni ignobili e aggiungiamo anche tutte le persone dello spettacolo, i calciatori, che in definitiva danno delle calce a un pallone come facevamo noi quando avevamo 10 anni. È ignobile che valgono sul mercato milioni e milioni di euro. E ci sono tante altre cose che i manager debbono guadagnare cifre astronomiche e quando se ne vanno via, anche se sono stati cacciati, prendono delle liquidazioni da nababbi e anche questo è ignobile. Ecco questo. Per esempio, per quanto riguarda i manager, una persona illuminata come Olivetti, grande manager,
voleva assolutamente che i loro funzionari non guadagnassero più di 10 volte di quello che guadagnava un operaio in catena di montaggio. Ma anche se adesso devo dire che i funzionari delle fabbriche o dei grandi centri produttivi guadagnano anche quasi 200 volte quello che guadagna un operaio. Qui tutto ci sta il discorso della morale. E possiamo anche dire della carità, che non frega niente a nessuno. Papa Francesco, che sia un buon papa o un cattivo papa, questo non è nostro compito parlarne, parla spesso della carità. Dice, siamo di fronte a un fenomeno di economia che uccide. A proposito di uccisioni, ne parleremo dopo. Questo ha scritto il Papa al però ricordiamoci che i discorsi del Papa sono discorsi ipocriti e falsi e sono da condannare come blasfemia, perché uno Stato, che è uno fra i più ricchi del mondo, che possiede 2.000 miliardi solamente in immobili, senza calcolare le opere d'arte che sono senza prezzo, perché non si possono valutare opere d'arte dei grandi pittori del passato. E quel dice giustamente l'articolo, è come se l'amministratore delegato donasse una scatola di cerini ai suoi impiegati. Scusami per questa tirata, ma l'ho ritenuta, non possiamo nasconderci dietro a un cerino. Certo. Io credo che sia d'obbligo ritornare sul discorso della povertà e della ricchezza in termini, come dicevi tu prima, cioè in termini pratici. Mi faccio sempre una domanda: quanto deve essere ricca e quanto deve diventare ricca una persona perché si blocchi, smetta di accumulare denaro? Cioè, quando ha bisogno di quanto denaro ha bisogno di accumulare perché poi smetta di prenderlo e magari consenta ad altri di avere una stessa uguale serenità. Io vado nelle case di tanta gente, entro in casa di tanta gente e quindi mi è consentito per il lavoro che faccio di cogliere alcuni aspetti del modo di vivere della gente, di ceti diversi, con economie familiari diverse, con diciamo, aspetti diversi. Bene, posso dirti, Alfredo e cari ascoltatori, credo che molti fra voi avranno raccolto le stesse impressioni, la gente che ha imparato a vivere, diciamo, di quello che gli basta, del poco, forse ha imparato anche a raccogliere tanta di quella serenità. Senza cadere poi nell'eccesso, che mi porta poi a pensare a quella barzelletta del Papa, dove dice: beh, mi dicono che i bambini in Africa non stanno mangiando, per cui io non vi do nemmeno i giocattoli. No, questo no, però voglio dire, gente che ha imparato a vivere, a posto con la propria coscienza, con poco, sono i primi che cercano di disobbligarsi, sono i primi che danno al denaro meno importanza di quanto ne possa dare un ricco. Io dico che molti ricchi sono anche patologicamente attaccati al denaro. Quando una persona molto ricca poi magari deve lasciare questo mondo, chissà, forse soffre molto di più. Indubbiamente. Ti faccio un esempio che lessi su un giornale, penso un anno o 2 fa, non mi ricordo, del ideatore, creatore e presidente dell'IKEA. Era un anniversario non so se per i 10 anni, non so, su in Svezia, e fu fatta una grande festa per tutti gli impiegati, gli operai, i funzionari, i commerciali dell'IKEA, e ci andò
anche il presidente. Solo che il presidente arrivò su una vecchia Saab tutta scassata e vestito in maniera molto dimessa. Non lo volevano far entrare. Questo è già un sintomo di una persona che credo dia il giusto senso ai soldi, ma così ce ne sono tanti altri, ecco. Non pensiamo però, spesso possiamo, vediamo che gli americani faranno grandi donazioni a destra, a sinistra, su e giù, eccetera. Dobbiamo ricordarci che spesso lo fanno per detrazione delle tasse. Quindi anche questo aspetto può avere un risvolto particolare. Comunque, diciamo che la situazione è molto drammatica perché questo divario tra le due classi si fa sempre più evidente e lo vediamo in Italia, dai. Basta aprire un giornale e lo possiamo comprendere pienamente. E così un po' per tutti. Purtroppo, da quando è nata la proprietà, e qui esistono testi molto interessanti da leggere, da Jean-Jacques Rousseau a Proudhon e ad altri, Voltaire e ad altri autori, l'uomo ha cominciato ad accumulare capitali si è arrivati dalle prime ricchezze al feudo, poi dal feudo ai principi, ai re, agli imperatori. C'è stato uno sviluppo in verticale del potere e sappiamo che il potere è compagno fedele e legato a doppio filo con la ricchezza. I punti sono molto, bisognerebbe aver avuto anche un filosofo nella nostra discussione perché si ritrovano punti di convergenza anche con la filosofia, oltre che con la religione, con altri aspetti. Io mi ricordo, facendo un esempio molto banale, anche Gesù di Nazareth era contrario a qualsiasi accumulo e alla termine negli Atti degli Apostoli la condivisione dei beni era una cosa imprescindibile con l'aumento dei cristiani in quell'epoca, a parte che non si chiamavano cristiani a quell'epoca. E Dio unì chi voleva fare il furbo, chiamiamolo così, con un termine abbastanza moderno, di nascondere prima di dare i soldi alla comunità qualche cosa per sé. Ricordiamo l'episodio che c'è negli Atti degli Apostoli, capitolo 5, verso 1, di Anania e Soffira, sua moglie, che avevano venduto la propria proprietà, i propri campi, e avevano per dare i soldi alla comunità, però si erano tenuti qualcosa per sé, senza dire niente a nessuno, che fanno una brutta fine, non perché si erano tenuti qualcosa, che poteva essere nel loro diritto, ma perché avevano nascosto questa cosa alla comunità. Quindi, caro Ugo, vediamo che ci ha messi male proprio. Ritorniamo alla domanda che ci siamo posti all'inizio. Sì, dimmi. La povertà materiale è spesse volte associata a quella culturale. Certo. Una equa distribuzione della ricchezza è molte volte associata ad una crescita culturale. I paesi molto ricchi, quelli che hanno tanto petrolio, tanto materiale anche
paesi, molti paesi dell'Africa che forniscono materiale per gli apparecchi telefonici, eccetera, non hanno, magari spesse volte, quasi tutti, non hanno una equa distribuzione della ricchezza. A differenza invece di paesi che, unendo queste due qualità, riescono a far vivere in maniera, diciamo, ricca, anche il proprio popolo. Quindi è un discorso anche evolutivo, è un discorso di crescita. Noi vediamo le nazioni del nord Europa, insomma, hanno un modo di vivere sicuramente diverso e quindi possono darci dei segnali, degli insegnamenti di come possa essere gestita, perché poi si tratta di una gestione della Respubblica. Gira e volta arriviamo sempre lì, insomma, una gestione della Respubblica che deve essere fatta. Niente da fare. Deve essere E fatta questo in maniera diversa, insomma. indubbiamente ti do perfettamente ragione, perché questa è una cosa che dobbiamo pensare, ma per pensare comunque ci vuole qualche base. Non si costruisce un Io mi pensiero. chiedo, Alfredo, perdonami se ti interrompo, ma riprendo quello che dicevi tu prima. Nel nostro paese, visto che dobbiamo fare alcune riflessioni, ci sono dei personaggi, politici e non politici, che guadagnano migliaia di euro ogni giorno. Bene, questi Certo. personaggi, io mi chiedo come fanno ogni giorno a non pensare a coloro invece che nello stesso nostro paese muoiono di fame e non riescono ad andare avanti ogni giorno, non riescono manco a fare la spesa. Allora, questo discorso della crescita culturale e della crescita democratica dovrebbe soprattutto interessare queste persone che, quando li vediamo apparire in televisione, sembrano degli angioletti, sembrano delle Ma persone caritatevoli, sembrano delle persone disponibili, sembrano delle persone che vogliono fare del bene agli altri, ma la devono smettere di darci queste informazioni. Questa è disinformazione. La gente deve arrivare a capire che questi signori mentono, non sono persone credibili. Una stessa, come fa un personaggio di questi a percepire 50, 100, 150 mila euro al mese e magari non fare una piega quando vede un povero Cristo che non può campare? È un connazionale, è un fratello, è religioso, insomma, non, come fa a vivere senza fare un esame di coscienza? Io mi chiedo questo, come fa? Come fa ad accettare Questo tutti questi soldi senza darli ai poveri? è il discorso che fece Francesco, il vero Francesco, quando andò dal Papa e lo condannò pienamente per la dissolutezza e per questa ricchezza sfrontata riguardo alle ricchezze dei cardinali, alle ricchezze della Chiesa. Il Papa si inginocchiò davanti a lui, però non ha imparato nulla, diciamo la verità. Qui sono già le 23:51, caro regista. Ah, scusate, ma con l'orario moldavo sono già le 23:52. Ho letto l'orario nel computer. Sì, facciamo un rap finale dicendo che bisogna cominciare ad aprire gli occhi, o come dice giustamente il nostro caro regista, cercare di muovere quei pochi neuroni che sono rimasti a causa della ignoranza indotta prima dalle scuole, poi dalla politica, poi dal potere. Cioè bisogna che nascano dei pensatori, pensatori che non dipendano dalla politica, ma che sappiano dare delle risposte. Ma anche Io la politica, Alfredo, perdonami, anche la politica può essere,
fatta in maniera diversa. Questa è una politica Certo, ma pulita. Io non capisco come può un ministro, fammi dire questa sciocchezza, un ministro della Svezia, un ministro della Norvegia, andassero a lavorare in pullman, andassero a lavorare in bicicletta e magari abbiamo i nostri politici che vengono scortati da 10 poliziotti, 15 macchine e 27 carri armati, insomma, voglio dire, la politica. Fanno fare la spesa con la polizia e le macchine. Non è possibile. Non so che cosa temano i nostri politici. Io vedo questa gente che va in giro a piedi, va in giro in bicicletta. I nostri politici hanno bisogno delle scorte. Poveretti, sacrificano anche quei poveretti che vanno a fare la scorta a loro. Ma la scorta di che? La scorta di che? Io non ho visto nessun politico rinunciare ai propri soldi. Io non ho visto nessun parlamentare ridursi la propria paga. Non ho visto nessuno di questi fare un passo indietro. Quindi, allora, come dicevamo prima, se è vero che i migranti oppure i poveri vanno laddove verso, invadono i paesi ricchi, questi signori non hanno capito che se continuano così saranno invasi da tutti i poveri che stanno creando attorno. È una legge naturale. Se loro credono di arroccarsi e di chiudersi, di mettere le barriere dopo che si sono fatti un sacco di soldi, saranno acchiappati comunque, non potranno scappare da nessuna No, parte, amico è mio, verissimo. amico mio. Ti ricordi all'inizio della invasione molto limitata degli albanesi e degli Esatto, jugoslavi? esatto. Venivano qua perché guardando i nostri programmi televisivi così Esatto. sparsi, dicevano: ma qua è il paese di Bengodi, qua è Esatto. l'America, qua tutto crescono come a Pinocchio i soldi nel campo. E continuiamo a dare a questo quest'idea, continuiamo a dare di questa gente che io vedo qua in Moldavia, c'è il culto dell'Italia. Addirittura ti faccio un esempio che proprio è un esempio reale che ho vissuto io. Mia cognata, che ha comprato una villettina a un buon prezzo qua vicino a casa mia, sempre nello stesso paese, e per arredare si è fatta portare tutti i mobili dall'Italia. Ok, perché c'è il culto italiano. Mia moglie, quando abbiamo arredato il nostro appartamento, piccolo, un appartamento di cucina, camera, bagno, un terrazzino molto molto piccolo, abbiamo comprato i mobili e tutti gli elettrodomestici qua in Moldavia. E ti devo dire che sono di una bellezza che la casa che ho a Bologna non contiene gli stessi mobili. Ma la gente ha questo culto dell'italiano, dell'italiano, come se noi fossimo l'America. E questo è il campo. Ma a noi ci va pure bene se c'è una pubblicità, diciamo, all'estero che consente poi diciamo, di camerare denaro, ci va pure bene, che si venda pure il nostro prodotto, ma che questa vendita, dia beneficio a tutti. Cioè, ritorniamo al discorso di prima, un'equa distribuzione dei benefici. Qua abbiamo invece il contrario, paghiamo un sacco di tasse per dare soldi a pochi ricchi, insomma. Il vero concetto dell'eguaglianza dovrebbe esprimere questa distribuzione, insomma. E in realtà non può avvenire perché abbiamo una classe politica non solo mediocre, molto scadente, ma anche parecchio delinquente, insomma. Ecco, Innanzitutto delinquente, innanzitutto beh. non colta, perché c'è un ministero della sanità è governato da uno che ha un diploma, credo che sia un insulto, o quella dell'istruzione è un insulto assoluto. Questa è una novità che ha introdotto Berlusconi con le sue. Ma a me va bene, Alfredo, perdonami se ti rubo la parola. Mi va bene anche che non abbiano un titolo di studio e noi dobbiamo anche confrontarci con chi non ha le stellette. A me non interessa quante stellette hai, a me interessa quello che sai fare, Ok,
quello che sei, quello che mi. Se tu sei in grado di fare del bene agli altri, non mi interessa. Al Consorzio Agrario, dove io ho lavorato 16 anni, il nostro capufficio aveva solo la terza elementare, ma era un genio sia della contabilità che anche il modo di proporsi agli altri. Aveva la terza elementare. Quindi non c'entra l'istruzione. Però se la mancanza di istruzione ti crea dei danni, allora Ah, certo. Quello è il problema. Io Assieme penso all'arroganza. abbiamo battagliato abbastanza stasera, anche se è un argomento che richiederebbe tanti approfondimenti, perché anche meditare da poveri nullità come siamo, delle soluzioni da proporre. Io spero che qualcuno ci abbia ascoltato, qualcuno che sia in grado di capire quello che poi cerchiamo di far capire con questi programmi su Radio Saius e sul network, perché poi questo è il succo della questione. Vedremo nelle prossime puntate di trovare altre siano sempre inerenti a questo discorso. Adesso abbiamo la rielezione di Renzi, anche quella è una scusate il termine, una puttanata colossale. Prima lo buttano fuori e poi lo riprendono. È la bella Cecilia che dice che se ne vuole andare via, ma non si va mai. Ma abbiamo delle cose che non hanno una logica. È quello che mi fa incavolare, la mancanza di logica. Insomma, Va, perché domani mattina devo andare a lezione, non posso nervosirmi va molto. bene. Caro Rosario, se ti fanno chiudere Chiudere la la radio, radio, gli gli arance arance te te le le porto porto io, io, non non preoccuparti. preoccuparti. Vado Vado giù giù in in Sicilia, Sicilia, tolgo, tolgo, spreco spreco via via l'anilina l'anilina e e te te le le porto. porto. Molto bene, cari amici. Allora, 23, Alfredo, sono le 23 in Mi questo sembrava momento. 00:00. Ecco, bravo, quindi è così. Cinquant'onda c'ho io. Allora, la trasmissione chiude qui, ma non si chiude qui il discorso, insomma. No, sarebbe Inutile. inutile, sarebbe Sarebbe deleterio. deleterio chiudere il discorso. Perfetto. Allora diamo appuntamento agli amici alla prossima puntata di Don Chisciotte e Mulini a Vento. Un caro saluto a te, Alfredo. Ugo, vuoi dire qualcosa? Sì, volevo ringraziare Sì, intanto chi ci ha ascoltato, volevo ringraziare Alfredo per le cose belle che ci ha detto e ci ha consentito di dire e volevo ringraziare soprattutto la nostra regia, l'instancabile Rosario, volevo ringraziare te soprattutto grazie. per la tua sempre collaborazione. L'aiuto regista. Il nostro Caleb. Testa di caso, Testa di Caleb, caso. benissimo. Un Salutiamo caro saluto anche a lui. anche a lui. Voglio ricordare a Certo. tutti quanti, Ugo e Alfredo, che domani sera alle 18:30 con spazio aperto e poi alle ore 22, sempre domani, con Osservatorio Antimafia. Domani parleremo alle 18:30 dei bambini, i poveri bambini di cui abbiamo anticipato qualcosa oggi. Mentre domani poi alle 22 affronteremo l'argomento di mafia. Sì. Perfetto. Allora vado con la sigla. Un caro saluto a tutti quanti. Buonanotte, Buonanotte, arrivederci. arrivederci. Ciao Ciao Alfredo. Alfredo. Ciao, Ciao, Ugo, grazie a grazie. voi. Where'd you be if you had given to protection?